Vabbè. Capita a tutti di essere veloci come un bolide. Anzi, come Alessandro Bolide! Bolide! Buonasera. Mai ad affaticare. Andate a lavorare. Ho tradotto subito. Buonasera. No, stavo pensando che uno dei programmi più belli che ho mai visto, abbia mai visto in televisione, che proprio mi emoziona ancora a parlarne, è il mondo di Super Quark di Piero Angela. Che bello, un uomo di scienza, un uomo di cultura, un uomo per bene. Dipende però, dipende dai punti di vista. Perché per il mondo degli animali è come la signora Fletcher, quando arriva scappa il morto. Infatti gli animali quando lo vedono da lontano si grattano, è normale, non è possibile. Il mondo di Super Quark. Immaginate la prima scena. L'aquila reale ha perso l'orientamento. Se non riuscirà a ritornare al suo nido, gli aquilotti moriranno di fame. Bastard! Tu stai là con la telecamera, che ti costa una mollichina di pane? Che ti costa? Bastard! La zebra è distratta, ma dietro le piante c'è la leonessa pronta a sferrare il morso mortale. Bastard! Ma tu stai là, zebra! Fui, fuggi! Leonessa, esci là, via! Ma dove proprio sei ingrippato, dove proprio sei impegnato è sullo gnu. Lo gnu. Già il nome, nostro signore, ah, ti sei impegnato sul leone, rinoceronte, ghepardo, ma sullo gnu, che è gnu? Infatti nella savana lo sfottono, gnu, è normale! E non parlare della fisicità dello gnu, è un bisonte massiccio, non lo pensate proprio, è un bisonte in depressione, è deperito, è proprio... C'ha le gambe secche, pare Carla Fracci. C'ha la scoliosi dello stambecco e il lato di dietro, non lo tiene proprio, è invalida. Infatti nella savana non lavora, tiene la pensione di invalidità. Realmente, e la sua caratteristica sono gli zoccoli, che non è tenero, non se li può permettere. C'ha gli infradito, infatti cammina tutto... Non ce la fa, è claudicante. E in una delle ultime puntate della vita di Gnu si vede che Piero Angela si è applicato con la sua cazzimma, con la sua cattiveria, perché sti poveri gnu, sta comitiva di gnu, si fa una migrazione dal nord a sud. Devono superare tutta la savana del Serengeti e passare per un unico fiume. E immaginate in quel fiume che ci sta? I pesciolini rossi, no! Le trote d'acqua dolce, no! Sanni coccodrill! Non è possibile! Ma che fai tu? È mai possibile? Che gli organizzi? L'happy hour, Piero Angela? Anzi no, l'happy new hour! È assurdo! Che poi io dico io, tu gnu, arrivi al fiume, tu lo devi attraversare, ma capisci? Che se viene il coccodrillo, scemo, capisci? No, lui si toglie l'infradito. Pieni di calli. Appena metti il piedino primo coccodrillo, testimone di comunione di Piero Angela, e lui, gli altri gnu, invece di indietreggiare, e ammuceno, no, se fanno bagna, stile farfalla, all'indietro, in avanti, gnu gnu, e i coccodrillo, e loro, gnu gnu, e i coccodrillo, gnu gnu. Piace capite perché si chiamano gnu? Perché secondo me sono proprio ignorante. Non è possibile. Bravo Alessandro Bolide.